Allora, siamo nel dopogara tra Nuova Florida e Littoriana, fuzza con Pasquale Mignone. Una partita che comunque non è stata proprio bella rispetto a tante altre prestazioni, ma non da parte vostra, forse anche serviva qualche cosa in più da parte del direttore di gara che voi continuamente avete un po' additato. Sì, la partita non è stata facilissima, questo ce lo aspettavamo, comunque la Littoriana è una squadra che gioca un, un calcio a 5 maschio, di... hanno messo molta forza, soprattutto all'inizio, poi con calma abbiamo girato bene la palla, l'abbiamo sbloccata e poi è andata in discesa, insomma l'arbitro ha creato qualche difficoltà, ci sono state delle, delle decisioni un po' discutibili. Ecco, Ma... Mignone, quando ci sono queste situazioni abbiamo visto anche comunque un ottimo comportamento sia della vostra squadra, anche degli avversari, eh, tra di voi avete un po' capito che la situazione era ormai precipitata eh, e quindi avete preferito giocare, quanto è importante questo nel comportamento e soprattutto agli occhi degli altri? Sì, noi ce l'avamo ripromessi già a inizio partita di non discutere mai con l'arbitro, di non alzare mai troppo i toni perché sappiamo di essere... Una squadra che ha qualità e quindi quando giochiamo a Palo pensiamo soltanto a giocare a calcio a 5 e penso che siamo superiori a molte squadre. Ecco, al di là del gol del vantaggio che ha sbloccato il risultato, ma in realtà qual è stato proprio l'input che vi ha messo un po', un po' più di verve, un po' più di agonismo, un po' eh, soprattutto di, di sfigliatezza nel vostro gioco? Beh, Mister Caporaletti ci ha spronato a, a fare gli schemi che ripetutamente proviamo in allenamento il martedì e il giovedì. E infatti abbiamo sbloccato il risultato e poi abbiamo fatto le ulteriori segnature proprio utilizzando questi schemi. E poi c'è da dire anche che comunque penso che si è visto, abbiamo una qualità e una quantità anche nei, nei cambi che alla lunga ha fatto la differenza. Pronti, subito si torna in allenamento già da lunedì. Pronti per la, la eh, importante trasferta alla Dina contro la Dina 2017. Il gioco di parole però è doveroso. Sì, eh, ci aspetta un, un vero e proprio big match, perché anche loro so, stanno a punteggio pieno, non so cosa hanno fatto questa settimana. Comunque arrivano notizie che sono una gran bella squadra e quindi penso che sarà proprio un, una sfida di vertice. Noi siamo pronti, siamo bene, valuteremo le condizioni di, di Valente, che non, non credo che, che ce la farà. Sembra che si sia, fatto, si sia fatto male, speriamo bene. Comunque siamo in tanti, siamo sicuramente pronti ad affrontare questa sfida. Allora c'è tanta rabbia in questa sconfitta, ma non tanto per il passivo che può essere pesante. Restano comunque veramente 20 minuti, almeno del primo tempo, giocati in maniera eccellente da parte della Littoriana. Ma sì, la, lo sai, la mia squadra l'hai visto, il primo tempo secondo me anche alla fine si sì, è preso due gol in ripartenza, però la squadra ha giocato bene. Il primo tempo è andata bene, il secondo tempo dopo quell'errore dell'arbitro... Si avvicina a me all'intervallo dicendomi sto un attimo in confusione, un arbitro non può fare queste cose. E abbiamo preso due espulsioni, tre espulsioni, di cui probabilmente l'unica che c'era è quella, la seconda, quella da bottiglia d'acqua, eh, perché è stato un gesto di reazione, perché non va mai giustificato, però il ragazzo si è sentito un attimino così. Diciamo, in difficoltà e ha reggito distinto, sbagliando, verrà ovviamente retarguito poi da noi, però non, è, brutto, è brutto perché, ripeto, perde una partita, l'avrei persa lo stesso forse però la voglio perdere per dei meriti miei e non per terze persone, insomma. Si riparte proprio da queste buone cose, anche mettendole un po' da parte, quello che non ha funzionato, la direzione dell'arbitro, qualche cosa da parte, qualche errore da parte vostra, però questa squadra ha le capacità per poter dimostrare qualcosa. Infatti non vorrei essere frainteso, non sto dicendo che abbiamo perso per colpa dell'arbitro diciamo che le colpe sono le nostre e, ne, e mie per primo me ne assumo tutte le responsabilità purtroppo abbiamo avuto un po' di, di fretta nel fare certe cose gli errori a sto sport si pagano perché come sei meglio di me visto che ci sei da tanto tempo e anche qualche un po' di inesperienza da parte È di esperienza. qualcuno ho una comunque. squadra che comunque viene per larga parte 7-11 7-12 viene da calcia 11 Ancora non hanno capito bene alcuni meccanismi, però ci lavoreremo. Come hai detto tu, ripartiamo dal primo tempo, secondo me messi bene in campo, buona prestazione, poi andata come andata, ma fa niente, ripartiamo da lì.